Presidente, questa mattina ha parlato di vitalità e qualità come caratteristica di questa 73esima mostra del cinema. Lei e il dottor Barbera eravate soddisfatti dal Buco Rosso a 65 film di un ampio raggio del cinema internazionale. Eh sì, sono 6 anni che perseguiamo con sistematicità il rinnovo delle sale, il rinnovo degli spazi, riqualificazione dell'organizzazione, messa a punto di un sistema credibile e leggibile, e sempre cambiando tutto quel che va cambiato, salvo l'attenzione per la qualità e la vitalità delle opere. E così facendo, tenendo la barra dritta, si riescono a sentire meglio tutti i venti che nel mare soffiano, e a cogliere le occasioni più importanti e intelligenti. Questo il mondo l'ha capito. C'è aria nuova a quel Lido, però c'è anche un'aria molto sobria, anche se sono molte le star di Hollywood che transiteranno sul red carpet. È stato capito anche il momento che stiamo vivendo come paese? Ma credo proprio di sì, nel senso che questo credo che sia un fatto che darei per scontato che è stato capito. Per quanto ci riguarda, noi siamo una macchina che consente osservazione e il dialogo con l'arte, in questo caso l'arte cinematografica, un'arte vivacissima che vive molto rapidamente i cambiamenti del tempo, vive sul tempo presente. E quindi trascorrere questi giorni è un privilegio, ma anche un modo di essere noi vivi e di dare un giusto senso a quei sentimenti che sono un po' di scoramento, un poco di partecipazione, tanto di partecipazione che a eventi che non sono solo questi del terremoto. Siamo un anno pieno di momenti difficili e tragici, ma l'arte ci rigenera continuamente.